e due film che usciranno, li stanno montando, quindi quando escono rivedete, speriamo. Perfetto, allora noi aspettiamo tutti nota. Quanti. Intanto gira un attimo. Chi è? Andrea. Intanto vedete. Intanto ecco vedetevi questa. Grande. Ciao. Grande. Ciao. Ciao. Grazie. Molto bene. No, domani al Tulipani? Sì. Sì, ci sono, perché poi devo andare a Bologna. Io volevo chiedere un pensiero sul cinema italiano. Un pensiero sul cinema italiano è... Purtroppo c'è la crisi, ma non per il cinema, perché gli italiani sono sempre bravissimi, non hanno soldi. Purtroppo lo Stato italiano non pensa al cinema, i francesi danno 800 milioni all'anno per il cinema, l'Italia 30 milioni, quindi alla fine non si possono fare le nozze con i fichi secchi. Però io credo che il genio italiano resta sempre, quello purtroppo non ce lo possono comprare, resta a noi. E prima o poi gli italiani siamo i meglio. Sì, siamo i meglio. Ciao. Senti, film recenti che ti sono piaciuti qui italiani? Ma italiani qui, quello di... aspetta, che parla di cinema. Sì. Di Marco... Vabbè, sai che non mi viene il cognome. Vabbè, comunque parla di cinema. È il figlio di un grandissimo regista. Ho capito, adesso neanche a me mi viene. Allora, vedi. Senti, invece si parla molto ancora della grande bellezza che ancora rimane, no? Non mi piace. Non ti è piaciuto? No. Mi è piaciuta Roma della grande bellezza, mi sono piaciute le riprese di Roma. Perché non ti è piaciuto? Ti ha annoiato? Perché mi ha annoiato, ho trovato un gran bel reportage su Roma, ho visto delle inquadrature di Roma che non avevo mai visto. Però la storia non c'era niente, era soltanto, credo che l'Oscar l'ha vinto Roma, quindi la città di Roma, non tanto il film. Il film... ho trovato, cioè, se tutti hanno tirato fuori la dolce vita di Fellini, è tutta una cosa. È un film metafisico, si è detto. Sì, no? Metafisico. La metafisica a te non piace, invece il fisico. E metà non so che cosa, però a me personalmente non è piaciuto. E invece nel 2014, ormai si sta chiudendo, qual è il film che più ti è piaciuto? A livello proprio internazionale. Sì. Di Virzì, infatti candidato all'Oscar. Ah, ecco. E benissimo, allora, ti ringraziamo, buon proseguimento, grazie. Grazie a voi, ciao. Metti la foto.